sulla città è l'appuntamento settimanale che abbiamo con Carlo Giordano, che saluto con affetto. Buonasera, buonasera a te, Carlo. Buonasera. E i nostri ospiti di questa sera è Ciro Signoriello, consigliere Buonasera. comunale della PDL, da una parte, dall'altra invece è uno studente universitario, Raffaele Vicchione. Buonasera. Buonasera. Bene, allora io parto con Ciro Signoriello, perché la campagna elettorale sta entrando nel vivo e soprattutto, caro Ciro Signoriello, abbiamo soprattutto le idee ancora poco chiare. La città non riesce a comprendere che cosa sta succedendo qui nella politica cittadina. Ma indubbiamente qualche confusione è stata creata perché ci sono stati numerosi cambi di casacca, a mio avviso un dispiegamento di forza esagerato, alcuni candidati sindaci che potevano sicuramente essere catalogati sotto uno schieramento invece hanno preferito correre da sole e hanno ulteriormente confuso le idee ai cittadini. Però, noi del PDL andiamo dritti per la nostra strada, siamo convinti di poter vincere anche al primo turno perché ci troviamo di fronte a una città ridotta a brandelli. Ridotta a brandelli occupa il 103° posto, cioè l'ultimo posto in tutte le graduatorie in termini di vivibilità e di sicurezza. Ci troviamo di fronte ad una cattivissima gestione che ormai dura da un ventennio di questa città. Paghiamo lo scotto dell'emergenza rifiuti, dell'emergenza trasporti, dell'emergenza servizi. Qui ormai in questa città neppure più la normalità, l'ordinarietà viene E allora dice assicurata. giustamente proviamo a dire ai cittadini cambiate, cambiate e metteteci alla prova, soprattutto fateci governare e dateci poi la possibilità di dimostrare quello che sappiamo fare. Io credo che questa cosa ci spetti di diritto ormai Questa poi è la politica dell'alternanza, no? È certo che fino in questi ultimi 20 anni non c'è stata, quindi allora in prima Ma battuta il scusami, cittadino. ti correggo, in provincia c'è, così come in regione. Io ovviamente parlo per quelle che sono le mie competenze. Il cittadino ovviamente deve rendersi conto di non essere tifoso, ma di trovarsi di fronte ad una città veramente, come già dicevo all'inizio, ridotta a brandelli. Noi ci candidiamo a governarla, ma soprattutto ci candidiamo ad assicurare l'ordinarietà, la normalità che in questa città ormai è stata smarrita. Ecco, a proposito di normalità, Carlo Giordano, parlavamo l'ultima volta dei trasporti. C'era uno sciopero fatto, e poi? È stato fatto, non solo c'è stata una grossa partecipazione dei lavoratori, ma abbiamo un confronto continuo, quasi in modo perpetuo, con la regione e con gli enti locali, perché regione, provincia e comune, anzi ne approfitto per dire probabilmente quello che è successo in regione si potrà verificare anche al comune di Napoli, perché la regione si è trovata con un ammanco tra le aziende, anzi diciamo sì, le aziende sono creditrici della regione senza che questo stesse nei bilanci di circa 400 milioni di euro. Nei trasporti c'è un buco da 400 milioni di euro per quanto riguarda l'EAB. La stessa cosa si potrà verificare in ANM. Quindi ne approfitto proprio e ringrazio Italia Mia che ci dà questa possibilità di chiedere ai sindaci Sì. un confronto. Per capire con quale determinazione, con quale intendono mettere e portare avanti il riassetto dei trasporti nell'area metropolitana. Perché da qui, se vogliono i voti degli autoferrotranvieri e delle loro famiglie, dovranno portare un piano di trasporto che sia adeguato alle esigenze di un'area metropolitana europea, non del quarto mondo. Sì, avete visto, amici spettatori, ci sono tantissimi momenti di problemi che stiamo affrontando, tantissime richieste da parte dei cittadini di ordine. E stavolta ospitiamo anche uno studente universitario, che la scuola è anche importante, anche qui. Anche forse per una mancata organizzazione proprio logistica di tante cose, abbiamo queste problematiche che adesso affrontiamo con Raffaele Vecchione, studente universitario, ma prima di diventare universitario era uno studente liceale, e prima ancora uno studente medio, e prima ancora uno studente elementare, e prima ancora andava all'asilo. Con quali prospettive e soprattutto con quali ricordi? Beh, sì, certo, gli ostacoli sono tanti quelli da passare. Ho iniziato questo cammino, come appena detto lei, partendo dalle elementari come tutti, poi abbiamo conseguito la scuola media, il liceo e adesso qui mi trovo ad andare all'Università degli Studi di Napoli, alla Federico II, come la maggior parte dei ragazzi della mia età.
E i problemi sono tanti, in quanto ragazzi come noi devono spostarsi con mezzi pubblici e non sempre è semplice per noi poter arrivare, diciamo, ai nostri appuntamenti in orario. E poi per quanto riguarda gli studi, dobbiamo dire che troppo spesso all'uscita di queste scuole, anche con una formazione molto qualificata, diciamo che non si riesce poi a raggiungere gli obiettivi che si erano prefissati precedentemente. E per il resto, cioè... Hai scelto di scendere in politica e cercare di impegnarti, lo dico adesso, non l'ho detto prima, però c'è una richiesta proprio di partecipare alla vita. Il caso dei giovani. Il caso dei giovani, di partecipare. Quando poi diciamo cambiamo la classe di dirigente, cerchiamo di trovare qualcuno che possa sostituirsi ai soloni della politica, ecco, forse magari... Partendo dalle municipalità, mi pare di capire. Sì, sì, certo. Infatti sono un candidato alla settima municipalità di Napoli. Qual è la settima municipalità? Comprende i quartieri di San Pietro a Paterno, Miano e Secondigliano. Sì, e, zona un po' particolare. Zona un po' particolare, classificabile, diciamo, ad alto rischio, in quanto troppo spesso ci sono dei giovani che sono costretti ad attraversare momenti, diciamo, di non impiego, diciamo, della proprietà nella società, in quanto non ci sono, diciamo, strutture. Diciamo che crescono molto velocemente con altre situazioni. Poi ne parliamo di questo. È una bella sfida. Voglio sapere un po' che cosa ne pensi. Dopo ti chiedo delle cose un po' più approfondite. Torno dal signorino per parlare un attimo anche della sua candidatura, perché anche il consigliere Signoriello, che è naturalmente il consigliere comunale uscente, autore di tantissime battaglie, si ripropone al comune. Naturalmente adesso bisogna vedere con quale strategia si affrontano i prossimi 5 anni, e soprattutto tu ti auguri dalla parte governativa, perché se in provincia adesso governo, se in regione governo, se lo Stato è governato al centro-destra, si presume che di fare un'unica possibilità di tutti al centro-destra e governare e poi dare le risposte. Ma sicuramente, intanto voglio aprire e chiudere una parentesi per il riferimento del quartiere della settima municipalità, perché anche io sono orgoglioso di appartenere e di venire fuori da quel quartiere, perché un risultato ottenuto in quel quartiere vale doppio rispetto a tutti gli altri quartieri, proprio per tutte le difficoltà che elencava prima Raffaele. Dove è il risultato lì? Raffaele Vecchione, sì, insomma, sì, abbastanza positivo fu il risultato. Noi ci apprestiamo, come già dicevo, a governare questa città, ma soprattutto con l'amore e con l'abnegazione e con la passione che questa città ci induce a metterci. Non possiamo più tollerare che questa città, ma per carità non solo per responsabilità del centro-sinistra, venga relegata agli ultimi posti delle classifiche, venga resa... venga portata all'attenzione dell'opinione pubblica solo per eventi negativi. Decisamente no. Napoli ha volti puliti come quelli di Raffaele, ha intelligenze che vengono portate in tutto il mondo, ha cultura, ha storia, ha primati, ed è giusto ricordarla anche per tutto questo e non solo per episodi criminosi o per l'immondizia, che sono fuorvianti, sono problemi reali, ma fuorvianti, che mettono in cattiva luce. Io mi ripropongo questa volta con uno spirito diverso, intanto con una consapevolezza maggiore che, se dovessi essere riconfermato, probabilmente riconfermato con una coalizione che va ad amministrare questa città. Ma ci metterò lo stesso impegno e la stessa attenzione di come ho svolto il ruolo di oppositore, cioè anche da maggioranza eventualmente sarò critico, sarò attento, perché cercherò sempre di far prevalere innanzitutto il mio appartenere a questa città da cittadino napoletano e non da essere condizionato solo dall'appartenenza politica. Mi ha colpito molto Raffaele Vecchione quando ha cominciato a parlare, Carlo, del problema trasporti, che pure dovrebbe essere un problema che noi abbiamo in via di soluzione con una metropolitana che ormai collega gran parte della città, ci sono altre stazioni pronte, però... Voglio dire, lui parte già dai trasporti, da una cosa che io già do forse per la migliore della città, e lui invece la ripropone come il primo capitolo negativo. Sì. Perché? Perché è un fatto semplicissimo. La nostra formazione della nostra regione
schiacciata da sud, diciamo, dal mare, e poi abbiamo la collina. Quindi abbiamo le strade dell'Ottocento con il traffico del 3000. E qui l'amministrazione dovrebbe, o le amministrazioni, gli enti locali dovrebbero mettere in esecuzione veramente un piano regionale dei trasporti per evitare proprio quello che diceva Vecchione, nel senso che la puntualità, bisogna dare la primogenitura ai trasporti, cioè le corsie preferenziali devono essere preferenziali al trasporto pubblico. Non preferenziale ai napoletani, la preferisco. Quindi, prima cosa. Seconda cosa, il ferro ormai è un servizio super ecologico, finanziato dalla comunità europea, avrà sempre e di più, sarà il protagonista degli anni 2000 ad andare avanti. Per cui la spina dorsale del trasporto è il ferro. Da adduttore farà la gomma, quindi il ferro deve essere potenziato, ma la periferia, diciamo così, i quartieri per andare a prendere la metropolitana dovranno pur scendere, quindi c'è bisogno di navette, di servizi adeguati, messe in rete, e quando diminuisce poi la presenza del cittadino, dell'utenza sul ferro, dovrebbe essere integrata la gomma perché è più manovrabile, è più flessibile, costa di meno, perché su un treno minimo ci stanno 10 persone, su un autobus ce n'è una sola, quindi i costi sono inferiori. Se in questa strategia, questo che volevo chiedere al consigliere Signorino, una cosa, cioè tre punti. Prima, secondo me, non bisogna parlare più di piani strategici importanti e grossi, ma di dire portiamo Napoli alla normalità. Poi iniziamo a parlare degli altri, però c'è Bagnolo. E c'è il dramma che questa città è una città turistica, ma non la si vive come turistica, assolutamente. Bombay forse è più regolare, è frequentabile, certo, è visibile di Napoli. Quindi l'impegno di un'amministrazione che deve cambiare pagina, voltare pagina, c'è bisogno, ci vuole, e speriamo che sia così. E voglio aggiungermi con te anche su una risorsa che secondo me... Qua bisogna, caro signorino, secondo me, io non so chi sarà il candidato sindaco, però questa città va messa sotto sopra. Ma non con i cantieri, va stravolta nell'idea di città, che fino ad oggi è stata un'idea che è stata affidata al centro-sinistra. Quindi no, i no, soprattutto nella parte che riguarda il mare, riguarda i blocchi delle sovrintendenze, il blocco continuo per cercare di dare... Noi dobbiamo capire che vogliamo fare di questa città, Ciro. Questa città ha bisogno di rilanciarsi. Come si può rilanciare questa città? Innanzitutto dobbiamo mettere in moto l'economia. Noi abbiamo un piano regolatore che ha ingessato questa città e non ha messo si in moto sbloccare, e non ha messo in moto l'economia. Non abbiamo utilizzato l'opportunità di Bagnoli, che è ferma da 16 anni, quindi non vorrei essere frainteso. Le amministrazioni comunali non creano posti di lavoro, ma creano i presupposti, le condizioni e i presupposti per occupare. Noi non siamo stati in grado in questi ultimi 15 anni di creare i presupposti per il rilancio, perché dicevo abbiamo un piano regolatore che ha ingessato questa città, non ha messo in moto l'economia, l'edilizia, intorno all'edilizia ovviamente c'è un rilancio dell'economia e dello sviluppo. Non siamo stati in grado, anche con il commissariamento, di realizzare parcheggi laddove non c'era la necessità di risorse pubbliche, perché lì c'erano degli imprenditori privati che mettevano i soldi e che realizzavano posti macchine, quindi posti di lavoro, ricchezza, migliore qualità della vita. È chiaro che le battaglie saranno in questa direzione. Per il trasporto, Carlo Giordano sa come la penso io, perché abbiamo avuto modo, anzi lo ringrazio pubblicamente per avermi dato l'opportunità di partecipare a qualche convegno sui trasporti. Innanzitutto dobbiamo creare un holding dei trasporti. Non c'è bisogno, non c'è la necessità di avere 130-35 aziende di trasporto tra pubbliche e private in questa regione, con tanti consigli di amministrazione, ma questo sarebbe il danno minore, il numero dei consigli di amministrazione, è che non c'è un'organizzazione, un piano di trasporto. Noi abbiamo delle zone che non sono servite e delle zone che sono servite 3-4 volte con doppioni, avendo bus o metropolitane che portano un solo passeggero. Occupano. Quindi certo, noi abbiamo la necessità innanzitutto di razionalizzare e di creare un'unica cabina di regia
per i trasporti, perché questo porta ad efficientare il servizio e probabilmente a razionalizzare la spesa. Chi pensa invece di risolvere il problema dei trasporti minacciando le maestranze ai licenziamenti, ovviamente crede che sta su una strada completamente, completamente sbagliata, che non porta nessun posto. Raffaele Vecchione, il primo buongiorno voi l'avete avuto il primo gennaio di quest'anno, quando le tariffe proprio per le università e comunque gli abbonamenti sono sensibilmente aumentati. Mi ricordo una grande protesta, però poi il biglietto unico si mette in discussione, il metodo del mare non c'è più, i trasporti aumentano, i servizi sono più scadenti, per non parlare poi della pulizia, vabbè, lasciamo perdere. Beh sì, certo, questi sono tutti allarmi che fanno poi ricordare magari che un giovane come me, ricordando anche la mia candidatura, potrebbe poi dopo portare a livelli più alti per poi dopo essere presentati e portare tutti i problemi che hanno i giovani come me magari poi all'interno di strutture elevate come la municipalità alla quale sono poi candidato. E sono problemi che comunque abbiamo visto sono presenti, ci sono sempre. Però la mia più che altro non era una critica, era comunque un modo per far capire che bisogna sempre migliorare, bisogna andare avanti. E, no, Raffaele, è giusto, perché proprio deve essere una critica, perché non funziona. Bisogna guardare comunque al futuro. Cioè, Raffaele, in quelle zone dove tu abiti, che cosa fanno i ragazzi? Nelle zone in cui abito, beh, ci sono qualche circoletto di troppo, diciamo. Ci sono persone che alla fine dalle 3:30 alle 4 del pomeriggio vanno in questi posti e al massimo possono fare una carambola, una partita di biliardo e quindi non c'è poi più lo spazio per la formazione a questi giovani. Non ci sono strutture all'aperto, al massimo abbiamo detto c'è questo circoletto chiuso che e tutti i ragazzi appunto vanno lì. Senti, però, voi vi accorgete della presenza del malaffare oppure ci convivete? Beh, è una bella domanda. Diciamo che comunque la presenza del malaffare c'è, però dobbiamo comunque cercare di migliorare il tutto e tutto quello che ci viene. Come, secondo te? Sono progetti che devono partire, devono essere appunto presentati il più presto possibile. Ci stiamo lavorando su, però comunque la strada è ancora un po' lunga. Io quando trovo, Carlo, dei ragazzi che hanno una certa dialettica, sono studenti, si pretendono bene. Penso sempre che prima questi capiscono tutto e se ne vanno, da dove stanno e da dove abitano, no. Napoli compreso, e vanno altrove a dare le loro conoscenze, il loro impegno, vanno a prestare opera lontana da questa città, facendo poi perdere anche le capacità che si hanno in ognuno di essi. Noi dobbiamo scongiurare tutto questo, proprio perché se amiamo questa città, e questo è un appello che lancio anche a tanti intellettuali, uomini di successo, artisti, cantanti che spesso parlano di Napoli con amore ma a sproposito, perché poi sono stati i primi a lasciare questa da città. Da Roma parlano molti. Parlano da Roma, tutti quanti fanno i soloni da Roma, magari avendo un notevole conto in banca, vivendo probabilmente scortati e super blindati, parlano di essere innamorati di Napoli, però poi in effetti hanno lasciato Napoli molti anni fa. Allora chi ama Napoli deve rimanere a Napoli, deve combattere per Napoli, deve utilizzare tutte le risorse positive, proprio perché allora il malaffare c'è, si nota senza neppure prestare molta attenzione, però c'è tanta bravissima gente in questa città che lavora onestamente, che si sforza ad andare avanti con lealtà, ma nella legalità, ma che non fa rumore, perché purtroppo il malaffare è quello che fa sempre più rumore. Però io adesso posso essere anche impopolare, però noi dobbiamo avere un concetto giusto di malaffare, perché i nostri concittadini pensano che il malaffare sia solo fare la droga, fare degli omicidi e fare, che ne so, delle rapine. Questo è il malaffare. No, attenzione, il malaffare è anche avere un certo comportamento civile nella propria città, ma l'affare è anche gettare i sacchetti di immondizia su un cumulo già esagerato. Il male è affare anche il candidato che attacca i manifesti sul muro, che è anche il manifesto sul muro, quindi voglio dire, no, ma il malaffare è continuo, è anche per esempio mettere la macchina di vita di sosta, il malaffare è anche consentire che ne so, a un proprio figlio di andare senza casco, ormai oppure dargli il motorino ormai senza ci sono delle illegalità che in questa città purtroppo
adesso passano per comportamento. Ma senza casco sul motorino, non viene all'assicurazione, non va a scuola, fa filone, se ne va a giocare, ma è un bravo piccino. Allora noi anche questa idea di bravo piccino dobbiamo cominciare a cambiarla, Carlo. Perché qua o mettiamo tutto in discussione o no, perché io ho fatto una media. Esatto, sì. C'è un 70% che vive sulla legalità e c'è sull'illegalità. E c'è un 30% che vorrebbe guardare e vorrebbe forse fare come quelli del 70%, però poi hanno paura e rimangono così. Però ecco, quindi quando poi diamo le colpe alle istituzioni, stiamo attenti che abbiamo anche le colpe noi, cittadini moderni, piccoli cittadini. No. Angelo, guarda, tu hai messo proprio il dito nella piaga, non sulla piaga, proprio nella piaga. Perché? No, se no parliamo, facciamo... questa nostra città, come diceva Ciro, cioè è una città ancora borbonica nei fatti. Non si è voluto perché... Magari. No, magari. Per noi nei tempi... Magari, no, avevamo 52 primati all'epoca. Eravamo capitale del sud. Bravo. Non per quei magari. Tempi, Borboni adesso. Perché? Perché se tu oggi, se uno chiede, devo fare un certificato, Carlo, ma tu conosci a qualcuno per averlo presto, non sa che se va là, l'ha prima di me. Cioè, voglio dire, ci sentiamo proprio, lo teniamo nel sangue. Quindi riconoscere per vivere. Esatto. Ed è questo che secondo me la classe... politica, ma non so, nelle scuole bisogna incominciare a insegnare in tutte le salse che non è vero, noi abbiamo i nostri diritti e li dobbiamo perché ci esercitare. Vengono negati i diritti, perché no, ci vengono negati i diritti, i servizi. Viene creato proprio un muro, perché anche la cosa più elementare, tu poi sei devoto per il voto, esatto, sei devoto deve per essere un piacere. E questo sistema, bravo Carlo, deve esistere, perché poi dopo c'è la richiesta del consenso. Ecco perché e la società civile non riesce a intercettare il consenso, ma lo intercettano i politici di professione, quelli che si vigliano il voto casa a casa. Ma una persona... che tu trovi, signori, non lo trovi. Signori, dove dovevo andare? No, però qui c'è una degenerazione. Allora, già che ormai manca poco più di un mese alle elezioni, allora, l'appello che io lancio ai telespettatori... Votate solo persone per bene, non vi dico, ovviamente io sono interessato, sono un tifoso, indosso una casacca e quindi la mia aspirazione è quella di far confluire quanto più voti sulla coalizione in cui milito, però cercate di votare persone per bene, cercate di votare persone che non comprano i voti, cercate di votare persone che non promettono quello che non possono mantenere e tutti quanti noi sappiamo che non lo possono mantenere. Cercate di votare persone che rispettano le regole, perché già un candidato che imbratta i muri di manifesti pur di mettere in evidenza la sua immagine a discapito del decoro, a mio avviso è già un candidato che non può essere preso in considerazione. Però Ciro, voglio dirti una cosa. Adesso è vero che nel momento dell'elezione ognuno dice, tutti si mettono a parlare, a fare, a dire. Ma il politico ha una delega, ha un voto, ha il dovere. Perché ti faccio un esempio, tu l'hai detto prima. Cioè, partiamo da Napoli, se noi facciamo esplodere Bagnone su tutti gli aspetti, però non può avere i tempi di oggi. Se noi pensiamo che Bertarelli voleva fare l'American Cup qua, poi si trova la scusa del vento, è andato in Spagna, ha fatto due campionati mondiali, si è creato un circuito mondiale per le auto. A Bagnoli stiamo ancora parlando della colmata a mare sì o della colmata a mare della bonifica, no? O della bonifica sì. Se questi sono i tempi, i giovani, cioè noi in questa città, non c'è futuro. Perciò ti dicevo bisogna ripristinare quindi la normalità. Allora votiamo quando non si è mantenuto il programma, via. Amico non amico, via. Sentiamo Raffaele che dice così. Beh sì, certo, c'è bisogno appunto di queste persone che hanno polso fermo e sono convinte di quello che fanno. Sì, sicuramente, esistono. Dobbiamo un po' trovarle. Dobbiamo un po' farle venire fuori. Molti non vengono fuori perché chissà che cosa credono. E soprattutto devono essere... Ma me ne importi, devono essere cercati dalla maggior parte. Tengo tutto a po', fate quello che volete. Ecco qua il male nostro. Perché poi la nostra città va. Nessuno richiama più nessuno. No. Io mi ricordo, venivo richiamato da piccolo perché, che ne so, buttavo il pallone in fondo alla finestra. Qualcuno mi richiama, oggi non succede niente. Se ti richiami, io appartengo. Guardate. Ah, tu appartieni, allora vuoi rompere. Angelo, ho fatto arrestare un borseggiatore nell'autobus per chiamare i carabinieri, per farlo venire. Poi sono andato sul comando
edilizia urbana alla ferrovia. Per poco non dicevano che dovevo avevo rubato il portafoglio. Voglio dire, e non ti dico sulla causa, quando sono andato davanti al pretore, l'avete visto che si è preso il portafoglio? Siete proprio sicuri? Erano le proprie mani. Dissi, guarda, non mi chiamate più perché non vengo più. Per dire, è possibile, non è possibile. Molliamo. Però non ce la faccio, io non ce la faccio. Poi dice giustamente Raffaele, poi non ci lamentiamo se poi ci consegnate voi grandi questa città. Perché poi chi deve reagire qui? Le istituzioni. Allora, vabbè, mancano 3 minuti, giusto un appello, velocissimo, per Raffaele Vecchione sulla tua candidatura. Chi dobbiamo coinvolgere? Qua dobbiamo invitare qualcuno. Beh sì, certo, ricordo a tutti che appunto sono candidato a questa 7ª municipalità e avremo l'occasione... Ricordiamo sempre il quartiere che la gente non sa la sì, municipalità. Sì, 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 comprende i quartieri di Secondigliano, di Miano e di San Pietro a Patierno. Avremo il piacere di ospitare il 3 maggio... Il PDL, la lista, mi pare. Sì, 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 nella lista appunto con il PDL, il Popolo della Libertà, e avremo il piacere di ospitare il 3 maggio, si spera, il futuro sindaco della città di Napoli, come appunto Gianni Lettieri. E per quanto riguarda il resto, volevo ricordare diciamo, ai nostri ascoltatori che avremo opportunità di consegnare progetti e di future discussioni sulle quali poter appunto dare la propria opinione. Parliamo mediaticamente veloce con la gente, c'è un sito, c'è una cosa per ritrovarti, per parlare? Sì, certo, bisogna andare comunque sul il sito del Popolo della Libertà e vedere le persone appunto che fanno parte di questo. Ma un sito tuo ce l'hai, un blog, un no, Facebook, il sito mio lo stiamo creando, però deve essere ultimato e sarà vecchioneraffaele.it. E c'è su Facebook, ci sei? Sì, su Facebook ci sono per i nostri ascoltatori. Poi troveranno tutte le informazioni appunto sul sito Bellissimo. Il Popolo Invece, della Libertà. Due generazioni diverse, io non sto su Facebook. Non c'è un sito? Quindi abbiamo sito due... No, un blog? C'è una bassolina, non abbiamo, ce l'hai. Abbiamo due generazioni, sono due generazioni. Io sono responsabile perché i nostri genitori hanno avuto l'abilità e le capacità di lasciarci una società dove alcuni valori erano ancora importanti. Oggi noi abbiamo la responsabilità di lasciare a questa generazione una società devastata, quindi noi dobbiamo fare in modo che questi giovani vengano fuori con dei valori e con una pulizia che ovviamente si palpa. Certo, è l'entusiasmo, voglio risolvere, senza sapere che la municipalità oggi come oggi è un bella scatola chiusa. Però si augura che il progetto allora del nostro amico Porta, che ringrazio e saluto per aver creato questa municipalità, grazie a Raffaele Porta, è stato pure lui insieme a voi. Non abbiamo però conferito i poteri però, a queste, poteri, non a abbiamo però conferito tutti i poteri a queste municipalità. Allora quindi il nostro obiettivo è innanzitutto riconsegnare le municipalità a persone per bene, certo. A persone per posso bene. Intervenire nel quartiere, perché fare quei lavoretti, in cose, talune circostanze purtroppo al di là della scarsa professionalità, ma voglio dire ci sono anche dei comportamenti strani. Carlo Giottano, lo ritroveremo la settimana prossima, naturalmente ci vedremo con altri candidati, mi pare che ospiteremo il sindaco di Bacoli, sì. Troveremo il sindaco di Bacoli, Ermanno Schiano, parleremo di Bacoli, di questa ridente città straordinaria, di cui Signorella è innamorato, mi pare di capire. Per me è il posto più bello. È vero, è vero. Per me è il posto più bello. Confermiamo. Lo troveremo qui, allora cito Signorello ancora una volta. Troveremo Ermanno Schiano e troveremo Carlo Giordano, che ringrazio, così come ringrazio Raffaele Vecchione, studente universitario, municipalità numero 7, PDL. Se vi piace come persona. Grazie. Votate. Grazie a voi. Grazie a voi tutti, grazie ai tecnici. Ci ritroviamo la settimana prossima.